Nella nostra cultura il bambino bravo e la mamma brava sembra che siano quelli che nella loro casa il bambino non disturba, non chiama, non piange, si addormenta da solo, sta solo nella sdraietta, finisce tutto quello che ha nel piatto. E la mamma pettinata, truccata, con la casa linda e pulita e ad aspettare il marito che torna dal lavoro, no? Questa sembra un po' l'idea della nostra cultura. E in realtà poi ci sono altre culture invece basate sul contatto proprio, dove invece è normalissimo portare i bambini nelle fasce, è normale dormire insieme ai bambini, magari in un letto fatto apposta dalla loro tradizione culturale, mi viene in mente il tatami del Giappone, ma non c'è bisogno di andare solamente oltreoceano. Per esempio, anche in Svezia c'è un'attenzione verso l'affettività e il mondo affettivo proprio dei bambini che noi ce la sogniamo. Noi abbiamo i ristoranti, faccio sempre questo esempio con il divieto d'accesso ai bambini. In Svezia non esiste un ristorante che non abbia il fasciatoio, i tavolini apposta per i bambini, il menù. Quindi i bambini sono persone come gli adulti e sono accolti. Cioè i bambini nascono viziati, non lo diventano. In che senso? Viziati in questo caso è a doppio senso. Cioè, nascono con delle esigenze che per la norma biologica loro non possono fare a meno, no? In realtà noi si pensa che lo diventino, invece loro nascono proprio così. E allora per questo il secondo capitolo parla anche di nascita e del ruolo dell'ossitocina, che è un ormone fondamentale, non stiamo a dilungarci, ma che di solito si studia secondo i suoi effetti meccanici, cioè è quello che aiuta a uscire il feto, aiuta a uscire il latte, ma adesso finalmente lo stiamo studiando anche da un punto di vista comportamentale, cioè quanto l'ossitocina e favorire il rilascio di ossitocina nelle mamme, quindi attraverso l'allattamento, per esempio al seno, aiuta proprio la relazione fra la mamma e il bambino e aiuta quindi una relazione basata sul contatto.